Non comprate dai WooCompra. Il termine è molto poco politically correct, ma il messaggio è forte e chiaro. Lotta senza quartiere alla contraffazione. Il presidente del Veneto e il ministro per le politiche europee erano insieme oggi a Palazzo Balbi per la firma di un protocollo d'intesa che favorirà la collaborazione tra la regione e il Dipartimento delle politiche comunitarie. Tra le materie di interesse c'è appunto la contraffazione e la tutela del Made in Italy. Devo dire che la contraffazione è quello che io considero oggi un vero dramma etico. Perché? Perché oggi dietro un pezzo contraffatto c'è certamente un lavoro tolto agli italiani, un danno fatto alle piccole e medie imprese in un momento di crisi così difficile e un danno alla salute pubblica. Nei primi 4 mesi dell'anno, ha detto il ministro, sono stati oltre 42 milioni i prodotti contraffatti sequestrati e 5.000 le persone denunciate. La legge c'è infatti, ma applicarla non è facile. E al di là delle multe salate, come quella comminata a una turista a Jesolo qualche giorno fa, è essenziale la collaborazione dei cittadini. Colpire il grande imprenditore criminale che poi magari ha dei veri e propri stabilimenti, però dobbiamo anche fare in modo di chiedere ai cittadini, un appello ai cittadini, di chiedere a tutti i cittadini veneti in questo caso di non comprare queste merci, non comprare servizi, penso i massaggi in spiaggia, e dare una mano alle istituzioni e a tutti quelli che lavorano affinché il Veneto sia legale. Sulle proteste dei pescatori dopo l'entrata in vigore della normativa europea, invece, il ministro è possibilista. Non si potranno chiedere deroghe, ha detto, così come per l'età pensionabile delle donne, ma qualche speranza per chi vive di pesca c'è. Io ho avuto tantissime pressioni, ovviamente sulla filiera adriatica, ma anche dalla Sicilia. Purtroppo c'è una normativa europea, come tale deve essere rispettata. Dovremo cercare nelle prossime settimane di vedere come poter aiutare, certamente non con aiuti di Stato, ma come poter aiutare il settore. E sono parzialmente ottimista.